Salve a tutti, ben ritrovati con The Omnia Vis. Raccontati. Oggi una puntata un po' particolare, diciamo d'eccezione, in quanto abbiamo con noi Fulvio Centoz. Ho pronunciato bene il nome Centoz, Sì, benissimo. Sì, benissimo, Ah, ok, grazie. grazie. Fulvio, se ho capito bene, ha vinto due concorsi per dirigente, quindi comunque quest'oggi si parla, diciamo, di un ambito che è un po' diverso dalle solite interviste che facciamo noi, dedicate per lo più a chi sta cercando di entrare nel mondo della pubblica amministrazione e quindi si trova magari alle prime armi. Quest'oggi appunto si parla di concorsi per dirigenti. Lascio la parola a Fulvio, che così si può presentare e ci racconta un po' la sua storia. Grazie e buongiorno a tutti. Allora, appunto, io sono Fulvio Centos, sono un ex ormai funzionario della Regione Autonoma Val d'Aosta che da qualche giorno, anzi in realtà le prossime settimane fermerò il contratto e dal 1° luglio inizierò ufficialmente la mia attività da dirigente. Sono stato destinato alla struttura degli affari europei che si occuperà del Fondo Sociale Europeo. Quindi mi sembra anche un campo abbastanza interessante. La mia esperienza è stata un po' variegata, nel senso che io sono entrato nella pubblica amministrazione nella Regione Autonoma Val d'Aosta nel 2000, ottobre del 2008, e però nel 2010 sono stato eletto sindaco di un piccolo comune di montagna, quindi tra il 2010 e il 2015 ho svolto contemporaneamente come dire, l'incarico di funzionario e l'incarico di sindaco un paio di giorni alla settimana. È Raccontaci un stata attimo la questione, diciamo, della incompatibilità, inconferibilità che prevede un po' il decreto legislativo. Come sei riuscito a gestire questa particolarità? Ma allora, nel primo mandato da sindaco, in quanto sindaco di un piccolo comune che aveva meno di 100 residenti, insomma, le difficoltà sono state molto relative. Ovviamente io utilizzavo le ore di permesso per svolgere il mio incarico da sindaco e il restante tempo della settimana, insomma, lo impiegavo in ufficio come funzionario. Nel 2015 però, come dire, per vicissitudini un po' strane, sono diventato invece sindaco della città di Aosta, quindi un comune più grande, sono 34.000 abitanti, quindi in quel caso lì così sono dovuto andare in aspettativa perché chiaramente era un po' difficile conciliare l'attività lavorativa con l'incarico più gravoso di un capoluogo di regione e le incompatibilità le ho in qualche modo testate successivamente al mio rientro in ufficio. Ad ottobre del 2020, terminato il mio mandato, sono tornato in ufficio e chiaramente per un anno non ho potuto ottenere incarichi dirigenziali o fare attività di dirigenziale in regione perché appunto avevo svolto il sindaco in un comune con più di 15.000 abitanti, nel caso specifico Aosta ne ha 34.000. E quindi in qualche modo cioè, ho dovuto rispettare giustamente questo periodo di raffreddamento tra l'incarico politico e l'incarico e la mia attività lavorativa. Mi sono sentito di cominciare a riprendere a studiare e quindi di organizzarmi per il concorso perché diciamo che nei primi mesi del 2021 la regione ha ipotizzato di bandire dei concorsi da dirigente, quindi io ho cominciato in qualche modo a prepararmi, insomma, a prepararmi per sostenere il concorso perché pensavo di aver maturato tra l'esperienza politica e la mia precedente esperienza lavorativa un bagaglio sufficientemente ampio Ti da faccio, potermi. guarda, ti faccio una domanda ambito Tupi, no? Visto che tu che hai vissuto appunto sia una carica politica che una carica tecnica, come sai, il Tupi prevede la separazione, no? Tra le funzioni tecniche e le funzioni politiche, anche in ambito anticorruzione. Come sei riuscito appunto ad affrontare praticamente a livello proprio pratico questa differenza di cariche? Ma ovviamente bisogna calarsi correttamente nei due piani, nel senso che quando fai attività politica, coordini, dai degli indirizzi e ti disinteressi della gestione concreta delle pratiche che sono correttamente affidati ai funzionari e ai dirigenti.
Quando invece dismetti quei panni e torni a ricoprire il ruolo invece di tecnico, ovviamente non ti occupi più di definire gli indirizzi o di dare dei giudizi appunto di valore più politici, ma ti limiti a in qualche modo eseguire ciò che ti viene giustamente indicato da parte dell'organo politico. In questo caso io in qualche modo, come dire, sono passato da un comune alla regione, quindi questo in qualche modo le differenze si vedono. Insomma, il comune è più un ambito di gestione dei servizi diretta, l'amministrazione regionale, soprattutto il settore in cui andrò ad occuparmi, ha più una valenza di programmazione, quindi insomma un'attività leggermente diversa. Però devo anche dire che l'esperienza mi ha aiutato a capire i confini dell'una e dell'altra attività. Quindi svolgere oggi un incarico dirigenziale dopo aver fatto attività politica mi consente di avere, come dire, delle competenze, delle esperienze pregresse che probabilmente mi possono essere utili anche nella mia nuova attività. Un curriculum di tutto rispetto, diciamo. Vabbè. Venendo invece alla preparazione per il concorso, raccontaci un po' come ti sei districato, diciamo, quale metodo hai utilizzato? Beh, allora, indubbiamente io, proprio perché sono rimasto fuori dall'amministrazione, in aspettativa per mandato politico, ho voluto, come dire, riprendere a studiare seriamente, perché chiaramente avevo bisogno di ritornare pesantemente sulle nozioni, anche un po' di base, se vogliamo, perché mi ero un po' allontanato dal lavoro concreto. Quindi ho perseguito due strade. La prima è stata quella, come dire, un po' fortunata, nel senso che ho casualmente visto e ottenuto anche una borsa di studio dell'INPS per l'iscrizione ad un master a Pavia, che mi In ha quale aiutato tematica il appunto. master? Il master sull'amministrazione territoriale e politiche di sviluppo locale, quindi attinenti ai comuni, sostanzialmente, comuni e regioni, con un'impronta, come dire, molto manageriale, quindi con tematiche attinenti al diritto, attinenti all'economia, al bilancio, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo Materie mi ha aiutato. trasversali per tutto il mondo Materia dell'ambito trasversale. politico. Esatto, mi ha aiutato a ritornare un po' sul mondo dei libri, eccetera. Però parallelamente, grazie a OmniAvis, ho, come dire, seguito anche delle lezioni online, più facilmente gestibili la sera, il weekend, insomma, nei momenti di libertà, perché le ho trovate fatte molto bene, soprattutto le schede rieducative, insomma, per ripassare, mi sono stati decisamente utili nella fase finale in cui ho dovuto appunto ripassare le materie Hai in attinto vista da del. qualche contenuto particolare riguardo i prodotti OmniAvis oppure hai fatto un po'. No, no, ho acquistato alcuni percorsi dedicati sul profilo della regione, sul profilo da dirigente, sul bilancio, sugli appalti, che li ho trovati, come dire, molto completi e molto fatti bene, peraltro con aggiornamenti costanti che ovviamente nell'affrontare il concorso sono fondamentali. Quindi diciamo che sia il master che soprattutto i corsi di Omnibus mi hanno aiutato a, come dire, acquisire la preparazione sufficiente per fare i concorsi. Poi i due concorsi in realtà li ho vinti anche un po' per fortuna, nel senso che io mi ero iscritto già lo scorso anno al concorso in regione perché lavoro in regione, quindi era un po', come dire, lo sbocco naturale. Poi però il concorso si è trascinato, nel senso che poi le prove sono state svolte adesso tra i mesi di aprile e maggio, e nel frattempo, a novembre-dicembre dello scorso anno, è uscito un concorso dal dirigente all'USL. E siccome le prime prove riguardavano materie di diritto costituzionale e diritto amministrativo, mi sono iscritto più per testare la preparazione che per, come dire, la voglia di superare il concorso a tutti i costi. Invece, in Metterti realtà, alla prova. evidentemente, esatto, per mettermi la prova. Invece, in realtà, come dire, le due prove scritte sono andate bene, quindi poi l'orale, non ho vinto in quel caso il concorso, sono risultato tra gli idonei, però poi mi hanno contattato per capire se ero interessato, ma ormai, avendo vinto il concorso in regione,
Presumo che rimarrò qui. Hai scelto. Quali tipi di difficoltà hai incontrato durante quelle prove? Difficoltà che magari ti hanno appunto fatto un po', non dico preoccupare, perché per carità, poi uno, la preparazione chiaramente era tua, sicuramente sapevi già che livello avevi, però che magari ti hanno messo un po' più di, diciamo, ansia, che magari avresti potuto pensare, oddio, come mai, che ti hanno sorpreso, ecco, mettiamola così. Ripeto, nella prova dall'USL, siccome mi ero preparato ma non benissimo, cioè avevo guardato qualcosa dal punto di vista dell'USL per affrontare il concorso, ma non in maniera così approfondita, sapendo che era, come dire, un test, ecco. Però mi sono, quindi ho avuto la fortuna che tra le domande uscite, erano alcune a cui sapevo rispondere, perché altre domande che poi non sono state estratte, avrei avuto più difficoltà a rispondere. Erano domande a risposta aperta. Sì, erano domande a risposta aperta, ma alcune erano più attinenti alla materia della sanità, su cui io ero oggettivamente meno preparato, mentre invece quelle che sono uscite erano più trasversali, più attinenti al procedimento amministrativo, per esempio, su cui oggettivamente che uno si prepari per la regione, per il comune, per l'USL, insomma, il procedimento amministrativo è quello. Quindi ho avuto anche un po' di fortuna da quel punto di vista. E poi mi sono reso conto che l'esperienza, quindi la maturazione, non soltanto l'esperienza politica, ma in generale, l'esperienza aiuta ad affrontare poi le prove concorsuali in maniera diversa. Quando io ho fatto il concorso da funzionario ormai 15 anni fa, avevo una preparazione, ma avevo anche una tensione che forse non ho gestito in maniera ottimale. Invece, adesso mi sono reso conto che, ad esempio, la prova pratica, la redazione dell'atto, diciamo, nel concorso dell'USL era un argomento che non avevo mai sentito, ma, come dire, ragionando per principi generali sono arrivato alla conclusione e mi sono reso conto che l'esperienza a un certo punto fa oggettivamente la differenza. Ha dato proprio una mano. E invece volgiamo verso la conclusione. Mi sarebbe piaciuto rimanere a parlare con te un po' di più per affrontare diverse tematiche, però diciamo i tempi sono ristretti. Volevo chiudere con i consigli, perché una persona come te, diciamo, che ha raggiunto questi traguardi, secondo me, a mio parere, può fornire diversi consigli sia a chi come te sta cercando di diventare un dirigente, sia anche a chi invece si sta approcciando per la prima volta al mondo dei concorsi pubblici e quindi comunque parte proprio, diciamo, dalla base. Non so, dimmi, dici un po', dacci un po' di consigli, ecco, li prendo volentieri anch'io, eh. Allora, diciamo che chi si approccia per la prima volta, insomma, ricordando un po' come quello che era successo a me quando sono entrato la prima volta in amministrazione, come dire, la possibilità di testarsi su più concorsi, secondo me, è sempre un buon passaggio. Uno, perché ci si testa dal punto di vista della capacità di apprendimento, cioè la preparazione che uno ha. Due, si testa anche la propria attitudine psicofisica allo stress, perché poi il concorso è comunque uno stress, quindi affrontare più di un concorso aiuta come dire, a capire come prepararsi, come testarsi e come gestire il livello di stress. Poi è importante, secondo me, leggere molto bene il bando e come verranno svolte le prove. Normalmente vengono pubblicate, come dire, le modalità di svolgimento delle prove, come vengono conteggiati i risultati, come vengono pesate le risposte, eccetera. Perché questo ti aiuta anche a calibrare correttamente le risposte sia quando ci sono le prove scritte, sia quando ci sono poi le prove orali. E avere, come dire, ben coscienza di quello che viene chiesto, delle materie, dei limiti di alcune materie, magari la circoscrizione bene del tema è fondamentale per, come dire, concentrare lo studio su delle materie piuttosto che su altre e poi per rispondere correttamente, perché insomma, centrare la risposta è sempre, come dire, vantaggioso, insomma, porta sempre sicuramente a dei risultati positivi. Per quanto riguarda invece, come dire, il concorso da dirigente, che è sicuramente un po' più complicato, devo ammettere che l'esperienza, ma ovviamente è un concorso che non si fa alle prime armi, e quindi devo ammettere che l'esperienza in questo caso
mi ha aiutato parecchio, sia l'esperienza come funzionario, sia, devo dire, anche l'esperienza da amministratore locale, insomma, da sindaco. Mi è stato di notevole aiuto perché, appunto, avendo fatto il sindaco in particolare, ho avuto, come dire, la possibilità di spaziare a 360 gradi su delle materie, cosa che normalmente un funzionario non fa, perché magari un funzionario si occupa per 10 anni di politiche sociali piuttosto che Di parte. di una materia specifica, ecco, diciamo così, sulla quale è sicuramente molto preparato, ma come dire, non ha tutte le casistiche che possono capitare, mentre invece aver fatto il sindaco sicuramente in una posizione diversa rispetto al dirigente o al funzionario, ma hai la possibilità di, come dire, apprendere tantissimo, cioè dai lavori pubblici agli espropri, dalle politiche sociali al turismo, insomma, hai un tocchi con mano a 360 gradi che poi ti aiuta poi quando devi sostenere un Spazi, concorso. spazi chiaramente da un argomento all'altro e in un modo o nell'altro, anche perché comunque la durata del sindaco è di almeno 5 anni, poi chiaramente Esatto. al netto di tutto quello che può Esattamente, succedere, certo. e quindi in quei 5 anni riesci a toccare con mano dal punto di vista politico, chiaramente non tecnico. Certo, che non è lo stesso dal punto di vista tecnico, sicuramente, però indubbiamente se poi uno si vuole approfondire, vuole capire meglio, hai la possibilità da dentro di capire molto bene, soprattutto a 360 gradi, cosa che appunto se fai il funzionario sei molto, come dire, preparato su quel settore lì così, ma ovviamente molto meno su tutto il resto. Ok, quindi ricapitolando, a chi si sta approcciando ora al mondo dei concorsi, consigli tanti concorsi, di fare tanti Sì, concorsi e poi comunque anche una preparazione, uno studio costante, perché poi alla fine certo, sì, lo studio è quello. sicuramente, dai, ci va probabilmente anche un po' di fortuna, ma senza lo studio la fortuna non è sufficiente. Mentre invece per i dirigenti è l'esperienza poi l'elemento Ma cardine, io e almeno per me è il tuo caso. ho visto che chiaramente che in questo caso lo studio è fondamentale perché, insomma, il livello richiesto è decisamente elevato. Quindi è importante studiare e approfondire molto bene la materia. La tempistica, insomma, io ho visto che un annetto è stato, come dire, necessario, perché poi a quest'età, avendo una famiglia, avendo un lavoro, le ore di studio durante la giornata non sono infinite, la voglia di studiare è relativa e soprattutto le capacità di assorbimento, di apprendimento non sono quelle di quando facevo l'università o le superiori, perché chiaramente crescendo ci si arrugginisce da questo punto di vista. E quindi il tempo per fare un concorso del genere bisogna prendersi per tempo, insomma, bisogna prendersi per tempo e organizzare bene il lavoro perché non si può preparare un concorso del genere in 2 o 3 mesi, insomma. Una programmazione come la fanno gli enti pubblici, bisogna farla anche qui. Bisogna fare gli enti pubblici, esatto. Non a caso gli enti pubblici programmano, perché senza la Certo. programmazione si rischia di andare un po', diciamo, a tentoni, e andando a tentoni i risultati sono altalenanti, difficilmente possono essere quelli che magari ti sei prefissato tu. Va bene, Esattamente. Fabio, io ti ringrazio, sei stato chiarissimo e penso anche molto esaustivo, e ti faccio ancora un in bocca al lupo per la tua nuova carica, e grazie per averci dedicato anche il tuo tempo, e ringrazio anche a chi è che ci ha seguito finora, e rimando a loro l'appuntamento alla prossima intervista di Deomiavis, e ringrazio Fulvio. Arrivederci a tutti. Arrivederci.